Allora, noi andremo a vedere cosa faremo. Prenderemo una, due o tre partite alla settimana che si disputeranno. Quindi, inizialmente le sceglierò io perché la serie deve avere, come posso dire, un inizio, una spinta. Quindi, da parte mia, sceglierò io le partite più importanti e le commenterò. Quindi, sarà così. Ho scelto la prossima partita di domani, ovvero Real Madrid Borussia Dortmund, e cosa consisterà? Scegliamo questa partita, la mettiamo su FIFA 17, però è come se noi vedessimo la partita in live, però a commentare sarò io e quindi oppure anche con un mio compagno, qualcosa, cioè voglio fare una cosa di prendere qualcuno, commentare, divertirci, vedere cosa dice FIFA su come andrà a finire e come andrà veramente nella realtà. Su molte partite non mi chiedete Juventus Atlanta perché Juventus Atlanta difficilmente vedremo FIFA che fa vincere l'Atlanta, ma partite equilibrate, dico tra squadre equilibrate, quindi vedete anche quanto finirà la partita, così da fare un confronto con la realtà e voi potete anche dire: oh, secondo me fa gol questo, e vediamo se veramente succede così nella realtà e vediamo se succede anche così in FIFA. Quindi niente, io direi di partire subito con Borussia Dortmund, Real Madrid e vedere chi vince. La difficoltà è leggenda, quindi massima serietà. Punto. Vai con la partita. Ehi tu, è morta! Ovviamente volevo dirvi due cose. La mia faccia la vedrete poco, nel senso sarà un commento. Se volete, posso mostrare anche la mia faccia. Nella prima partita che farò si concentrerà io che parlo, quindi o vedrete certe volte la mia faccia che sbuca per dare una completa. C'è troppo forte. Abbassiamo. Non è vero perché non è Luigi Pardo. Comunque, niente, spero che il video vi piaccia, spero che l'idea vi piaccia perché così anche metteremo a confronto tra la realtà e FIFA, anche se sappiamo che è un po' distorto su alcune cose, però non si sa mai, colpi di sorpresa anche per vedere cosa dice un gioco, la fluidità, ho messo la visione televisiva, così rende tutto. Direi che lo skip iniziale possiamo anche molte volte permettercelo, cioè giusto la prima partita per inaugurare il tutto, facciamo vedere se quelle piccole volte che vedrete la mia faccia, guardo di lì, è perché se metto la videocamera qua non vedo la partita, quindi sono molto, quindi guardo un po' qua, guardo un po' qua. E i cambiamenti saranno automatici, quindi sarà Zidane, possiamo dire, a cambiare la squadra, a fare i cambi dentro il Real Madrid, mentre per Borussia Dortmund non so chi cazzo sia. Comunque Benzema, Cristiano Ronaldo, Bale, Rodriguez, Kroos, insomma, solite cose. Navas in porta, hanno fatto bene qua, Anderweireld, il pitch. Se mi cagate il cazzo perché sbaglio a pronunciare il nome, cioè amen. Aubameyang, come Götze, Bingel, Castro, non so come cazzo ti nomi, guardate Bale. La serietà di Bale. Bene, ragazzi, cominciamo questa partita e vediamo come va a finire. Buona visione. Fate finta che sia una partita reale, cioè proprio. Fate finta di guardare una partita. Intanto parte subito il Real Madrid, riprende senza nessun problema. Royce per Aubameyang, deve vedere lo scatto. Niente. Castro. Castro gioca a centrocampo con Publish. Götze. No, Publish. Wiggle. Götze. Wiggle. Cazzo si chiama? Sappiamo già che Real Madrid e il Borussia Dortmund sono già passati, penso. Bale, Gareth Bale, si sposta bene, lo attaccano in due, deve vedere il movimento di Carvajal. Passaggio per Benzema. Passaggio ottimo per Rodriguez, rete! Il Real Madrid, James Rodriguez, non perdona! Non perdona! Calcio alla Zidane, alla Zlatan Ibrahimovic, molto cattivo. Qua intanto possiamo vedere un'ottima, dico ottima, che dico fantastica azione di James Rodriguez. Che Benzema, qua l'ha visto in movimento, il portiere non può farci niente, quindi il Real Madrid segna. L'Inter, Vigal. Publish. Castro. Vediamo se il Borussia Dortmund riesce a reagire a questo attacco con Aubameyang, cioè più o meno sono pari, tranne la difesa, l'attacco, il centrocampo del Borussia Dortmund e del Real Madrid è quasi pari. Toni Kroos ripresa, ottima. Tranne la difesa che il Borussia Dortmund ha 82 mentre il Real ha 85. Beh, ovviamente con Marcelo, Sergio Ramos, Pepe e altri fantastici giocatori, Carvajal, come possono avere un attacco così? Mentre ovviamente il centrocampo del Real Madrid è a dir poco, cioè dei tiratori, sono tutti tiratori, tra Modric, James Rodriguez, Toni Kroos. Mentre qua possiamo vedere l'attacco del Borussia, tiene palla, ottima tenuta di palla, Royce! Royce si sposta sulla destra, non prova il tiro. Che parata che ha fatto Navas, che parata. Guardate come se la sposta lateralmente, ma passaggio a Aubameyang, Aubameyang prende palla.
deve gestire bene il pallone. Non la passa nessuno! Aubameyang di sinistro! Rischio per questo Real Madrid. Tanto so che qualcuno mi dirà: non pronunci bene il nome. Benzema dice: oh regali, quella to! La partita ovviamente avrà alcuni tagli, cioè, ma piccolissimi, giusto per colmare il vuoto che sarà un po' inutile. Che non è che posso parlare in continuazione e dire nome per nome. Castro! Castro! Prova il cross in mezzo! Man. Sì, viene spostata, quindi calcio d'angolo. Dal basso! Cross in mezzo. Royce! Sempre palla di Royce. Vediamo se riesce a costruire. Passaggio in mezzo! Che parata di Navas! Gol si è messo in maniera fantastica! Che parata ha fatto Navas! Che riflessi c'ha! Grandissimo Navas! Ripresa palla, Castro. Vediamo se prova il tiro. Socrates, niente. James Rodriguez. Contropiede del Real Madrid. Parte Cristiano Ronaldo. Veramente, cioè, è difficile pigliarlo quell'uomo. Ma quanto è difficile. Modric, Luka Modric. James Rodriguez. Per James Rodriguez. Sempre lui. Mario Götze, che è tornato in difesa per aiutare. Vigela, Aubameyang si fa vedere. Royce, vediamo il gioco tra Royce e Aubameyang, una squadra unica. Dovrebbe vedere, non ha visto il movimento, mi fa incazzare. Invece Götze che libera su Pulisic in maniera e ritorna indietro. Vigel che avanza, passaggio per Castro, ripartenza, James Rodriguez. Schmilzer, che cazzo di nome? Gareth Bale, ha buttato Royce per terra, che si è fatto male Royce. Toni Kroos, Carvajal. Sempre con Toni Kroos, Carvajal, comunque i terzini del Barcellona che vanno fino in fondo. C'è Marcelo che lo vede ovunque, Carvajal uguale, praticamente sono 8 in attacco al posto di uno. Bale 1 contro 1 contro Schmelzer, come cazzo si chiama? Castro, ripartenza, vediamo se riesce a ripartire. Passaggio per Vigel, Aubameyang, vediamo la velocità di Aubameyang, qua ci sono due. Pepe, niente da fare, veramente aggressivo Pepe. Come abbiamo visto, cioè, Bale e Aubameyang, se volete proprio che scandisca bene il suo nome. Passaggio per James Rodriguez è il fulcro di questa partita. Gareth Bale, che si mette, ma viene spinto, ottimo spalla a spalla. Anzi, non è riuscito piuttosto. Aubameyang, ha provato il tiro, di nuovo Aubameyang, ripresa di Ramos. Esce Marco Royce per infortunio ed entra Dembélé, vediamo cosa riesce a creare. Toni Kroos, Ronaldo, che non l'abbiamo visto molto in questa partita. Aubameyang invece si è fatto vedere molto ma molto, Benzema. Finisce così il primo tempo e la partita è stata veramente equilibrata, non c'è stato più o meno. Quindi direi che alla fine vediamo le statistiche, appunto possesso palla 50-50, più attacchi del Borussia, come andrà veramente a finire questa partita. Chi entra? Un'altra sostituzione, esce Pulisic che non l'abbiamo visto mai giocare, entra Mor, che non so precisamente chi sia. Mor, vediamo il nuovo entrato, passaggio per Castro subito di filtrante. Borussia Dortmund vuole aggredire immediatamente, di nuovo per Castro, che non riesce a riprendere palla, bruttissimo qua. Marcelo, ovviamente... Cosa ci possiamo fare? James Rodriguez che prova ad avanzare sempre lui. Comunque è pericolosissimo James contro Aubameyang. Vediamo con Dembélé. Due, cioè, corridori possiamo dire. Guardate come si la sposta veramente bene il gioco. Libero dall'altro lato Mor. Dovrebbe vedere Aubameyang. Niente, passaggio per Kroos. Prova il tiro. Intanto possiamo vedere che è sempre 1-0. Ma io penso e deduco che ci sarà una grandissima rimonta del Borussia, perché lo sto vedendo veramente veramente molto molto spinto e voglioso di vincere. Voglioso di cazzo. Due giocatori, indipendentemente di grande, ma di grande gioco. Passaggio filtrante alto per Bale, che sfrutta la sua velocità. Dovrebbe vedere James Rodriguez, anzi Benzema. Si sposta Benzema. Vediamo se nuovo la creanza spinge Benzema. Prova il tiro! Pericolosissimo qua! Benzema è veramente scomodo, sia di destra sia di sinistro. Quando se la sposta e prova il tiro. Qua da solo, spinge. Non passa nessuno, prova a fare da solo. Esce Toni Kroos, entra Isca, entra Kagawa dall'altro lato, deduco che potrebbe farsi valere. Intanto Vanderfeller. Cosa ha fatto Mor? Cioè, Mor è sempre lui, sempre su quel lato, ma doveva farlo vedere Kagawa. Aubameyang che è indietro, non vede Dembélé. Ha visto Dembélé! Fantastico! Riprende pure palla, Schmiller. Schmelzer, Dembélé, che non fa il cross in mezzo, Aubameyang di testa, calcio d'angolo, cross in mezzo, Schmelzer, Navas in questa partita è stato decisivo, un 4-5-1, basso, non alto,
E passaggio per Aubameyang filtrante. Vediamo cosa riesce a creare. Passaggio per Moore. Se la sposta. Prova il tiro. Cosa ha sbagliato? Ha concluso malissimo. Malissimo. Era davanti alla porta, da solo. Ragazzi, di questo Borussia veramente... Ronaldo intanto umilia subito. Socrates, passaggio. Prova il passaggio per Benzema. Di poco. Cristiano Ronaldo si è fatto vedere. Però Moore veramente un errore che... è imperdonabile, secondo me. Bastava piazzarlo e avrebbe segnato. Invece no, ha deciso di tirare di potenza, quindi squilibrato. Sinistro, si vede che non era neanche il suo piede, di conseguenza ha sbagliato. Intanto Aubameyang, vediamo. Aubameyang contro Pepe. Ottima giocata. Götze, Mario Götze. Vediamo cosa riesce. Picce? Però si spostano veramente bene a Aubameyang. Doveva buttarsi, ragazzi. Non c'è quella spinta, quella voglia di vincere da parte del Borussia. Sbagliare a Aubameyang così, perdere palla e far ripartire in contropiede praticamente il Real Madrid. Qua Cristiano Ronaldo si è scatenato. Palla Benzema! Com'è passato? Errore difensivo. Commento generale. E semplicemente se farò delle... Alcune partite prova il tiro di testa. Mario Götze. Aubameyang sta giocando più in difesa. Intanto passaggio per Dembélé. Vediamo se riesce a creare in mezzo a rete. Il Borussia Dortmund si porta in vantaggio. Si porta in vantaggio con Mario Götze all'85esimo. Si sapeva, dopo un attacco continuo, perenne di questo Borussia Dortmund, Dembélé, il nuovo entrato che ha concluso. Passaggio per Götze che non sbaglia davanti. E Navas è spiazzato, quindi di conseguenza non riesce. Grandissimo, meritato questo gol. Mario Götze che non si è fatto neanche tanto vedere, ma veramente, veramente meritato. E con questo Real Madrid, se vuole attaccare, se vuole vincere, qua intanto un 1-1 scomodo per il Real Madrid che non se l'aspettava. Invece il Borussia Dortmund attaccato, veramente ha giocato molto bene. Intanto di nuovo Mor, che è carichissimo, una gran passaggio per Dembélé. Vediamo se questo Borussia Dortmund riesce di nuovo a concludere. Dembélé, ormai Carvajal non riesce più a raggiungere. Passaggio, Pepe di nuovo riprende palla. Carvajal e Pepe stanno giocando. James Rodriguez che riprende palla, prova il passaggio per per Benzema. Però non è andato a buon fine, Benzema è aggressivissimo, vuole questa palla. Kagawa, bruttissimo l'errore. Intanto la ripartenza, Isco fa la finta per Cristiano Ronaldo, ha smarcato uno, prova a smarcarne un altro. Invece Picce difende veramente, ma veramente bene. Incito a giocare le schedine perché FIFA... Intanto, ragazzi, di cosa abbiamo appena visto? Guardate Ronaldo che tiro! Van der Vellen ha letto, si è buttato su quella palla in maniera... Non so cosa dire, veramente, una pantera quell'uomo. Manca poco al fischio finale, finisce la partita. Quindi ragazzi, la partita secondo FIFA finirà 1-1. Secondo voi finirà così? Secondo voi segnerà James Rodriguez e dall'altro lato Mario Götze? Vediamo. Se sì, FIFA sei in grande, se no vaffanculo. Speriamo nelle prossime partite se... azzecca qualcosa. Questo è tutto. Nei prossimi mi sa che non farò vedere la mia faccia, che non ha molto senso nel video, cioè non è molto interessante visto che è un commento della partita. E vedo se va ancora la macchina fotografica. In generale qua quanti tiri ha fatto veramente il Borussia Dortmund, se lo meritava con 8 tiri, cioè ragazzi, a parte gli sbagli, qua ho premuto per sbaglio ancora. E i tiri, niente, possesso palla, dominio del Borussia Dortmund, non c'è niente da fare e se lo meritava secondo me anche di vincere. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'idea vi piaccia in generale. Se volete il prossimo video consigliatemi voi, se no lo faccio io sulla prossima partita. Lasciate un like, un commento, se certe volte non riesco è perché veramente sono imbottito del lavoro, però cercherò di farlo più che volentieri, di fare una cosa seria come diventi. Oh ragazzi, devo uscire, quindi io mi sveglio, faccio. Quindi, grazie per il supporto e...